lasciare la parola a Simone e al suo libro. Grazie, grazie Lucio per la presentazione, grazie per essere qua tutti voi. Oggi questa mattina di, diciamo, tentativo di ripresa dopo questo periodo storico un po' particolare, periodo che tra l'altro ha inciso sulla redazione, sulla scrittura del libro, nel senso che mi ha scombussolato un po' i piani, adesso lo racconto meglio, perché il libro doveva uscire in realtà nei nostri piani, nei piani miei e di Apogeo, intorno a giugno. Poi vabbè, c'è stato il lockdown che ha ritardato un po' l'uscita, ma allo stesso tempo mi ha dato tempo per scriverlo meglio, per rifletterci meglio, e quindi alla fine è stato quasi provvidenziale. Allora, io ho preparato una presentazione slide, ma con giusto con i punti chiave di quello che volevo dirvi sul libro, ma non è un seminario di quelli accademici con un'impostazione, diciamo, frontale, serve più che altro a me come riferimento la slide. Quindi vi condivido lo schermo e vediamo se. Allora, la slide è già qua. Condividere schermo. Ok. Condivido il desktop e poi apro la presentazione che dovrebbe essere qua. Datemi conferma che si veda la Si vede. presentazione slide. Eccola qua, perfetto. Per chi non avesse dimestichezza con Zoom, se a destra vedete no, la tendina con la mia faccia oppure i nomi degli altri partecipanti e vi disturba, con i tastini in alto potete ridurla alla dimensione che più vi aggrada, così riuscite a vedere la presentazione slide. Allora, il titolo, già dal titolo no, abbiamo un po' di informazioni, software licensing e data governance, che poi ha un sottotitolo, tutelare e gestire le creazioni tecnologiche, su cui dopo vi racconterò un po' di cose, perché appunto quello che adesso è il sottotitolo per me doveva essere il titolo. È una presentazione, come vi ho detto, ma l'obiettivo è quello di arrivare ad una sessione di dibattito, domande e risposte con voi. Non so se tra le persone che stanno sentendo e partecipando a questo webinar c'è già qualcuno che ha letto il libro, non lo so, non era richiesto, non c'era un esame d'ammissione per questo webinar di oggi, però se qualcuno ha già avuto modo di comprarlo, di sfogliarlo, e ha magari delle domande specifiche su un paragrafo che dice: guarda, sto paragrafo qua non ho capito cosa volevi dire, oppure questo paragrafo qua avrei aggiunto questa cosa. A me fa assolutamente piacere perché mi serve come feedback, visto che questo libro in realtà è un punto di partenza per una serie di iniziative di formazione e divulgazione che andrò a realizzare nei prossimi mesi. Allora, non mi fa. Eccola, ok, adesso mi lascia spostare la slide. Allora, vabbè, abbiamo già detto di me, quindi non dilunghiamoci troppo. Lascio comunque riferimento nelle slide, soprattutto i social, perché ci terrei, soprattutto in questo periodo in cui è più difficile vedersi dal vivo, è più difficile trovarsi in una sala conferenza, in un corso, perché sappiamo tutti com'è la situazione. Allora i social diventano provvidenziali anche qui per rimanere in contatto, e diciamo le tre piattaforme che io utilizzo di più per fare divulgazione e informazione sui temi di cui normalmente mi occupo sono Facebook, e lì vi segnalo che dovete cercare la pagina, perché mi trovate anche col profilo personale, ma lì non ha senso perché parlo di cose private, la pagina, quella che vedete lì, Twitter e LinkedIn, in cui ultimamente, che mi sta dando discrete soddisfazioni ultimamente. Ci sono anche su Instagram, che uso un po' meno, forse perché ormai sono vecchio, come la barba dimostra, però lo uso, lo utilizzo anche lì, e ho anche un canale YouTube se vi interessa. Queste slide, tra l'altro, andranno a finire appena terminiamo la nostra diretta su SlideShare, che è un'altra piattaforma che utilizzo per diffondere le slide, le presentazioni. Il libro, allora, come vi ho detto, prima storia interessante che io avevo proposto come titolo: tutelare e gestire le creazioni tecnologiche. Diciamo che non è fare i titoli non è proprio il mio forte, e Lucio lo sa, nel senso che anche quando facciamo gli articoli, io mando l'articolo e dico: guarda, forse potremmo chiamarlo, intitolarlo così, però lascio volentieri a te la facoltà di cambiare il titolo, e lui magicamente lo cambia e trova un titolo migliore rispetto a quello che avevo scelto io. Diciamo che i miei titoli sono molto descrittivi, sono molto accademici. Tutelare le creazioni e gestire le creazioni tecnologiche spiega effettivamente di cosa si tratta. Però,
avere questi due termini un po' più hashtaggabili, ecco, così i grammar nazi mi fucilano subito dopo questa dichiarazione, oppure SEO friendly, queste parole software licensing e data governance, che sono un po' troppo anglosassoni forse per un libro molto italiano, scritto da un autore italiano, riferito alla legge italiana, però diciamo sono in un certo senso anche molto efficaci e molto, identificano molto, in modo molto efficace e molto forte l'argomento del libro. E quindi tutelare e gestire le creazioni tecnologiche è diventato il sottotitolo. Cosa intendiamo per creazioni tecnologiche? Diciamo la scienza giuridica non parla. Non abbiamo degli articoli della legge sul diritto d'autore, delle sentenze che parlano di creazioni tecnologiche, però alcuni autori, diciamo, accorpano software, dati, banche dati e design industriale in una categoria e anche le schede, diciamo, i cosiddetti circuiti stampati, che sono anch'esse delle creazioni tutelate dal diritto alla proprietà intellettuale, vengono a volte trattate in un'unica branca della materia, del diritto alla proprietà intellettuale, perché hanno questa caratteristica, cioè di avere una vocazione tecnologica, di avere un contenuto tecnologico, ma anche di cioè di servire a fare delle cose, no? Cioè, uno che compra una banca dati, che acquista una banca dati, che acquista un software, non lo fa per la semplice fruizione intellettuale, come potrebbe essere per, non so, un quadro o un libro, no? O un film, o un brano musicale, un testo poetico, ma lo fa perché il software e la banca dati gli servono per fare delle cose, no? Okay? Quindi anche questa caratteristica di essere delle creazioni funzionali che devono svolgere delle funzioni le rende particolarmente, cioè, creano delle particolarità che poi il diritto deve in un certo senso considerare e gestire. E di questo parla il mio libro sostanzialmente. Dopo vi faccio vedere un po' anche il quadro un po' degli argomenti. Vedo che c'è qualcuno che chiede di essere ammesso. Ok. Quindi un po' di storia di questo libro. Un po' di storia di questo libro è quello che vi ho detto. Cioè, in teoria avrebbe dovuto essere fuori già, avrebbe dovuto essere pubblicato già a giugno, nel senso che io avrei dovuto consegnare il tutto all'inizio di aprile, però appunto è successo quello che è successo. Io avevo già effettivamente iniziato a lavorarci, le prime bozze, i primi paragrafi li ho buttati giù. Mi ricordo che era più o meno il periodo appena prima di Sanremo, quel periodo lì, quando si iniziava a sentire parlare di questo strano virus, che però stava molto molto lontano e nessuno si credeva. Cioè, tutti noi europei ci credevamo immuni, no? E poi la cosa è precipitata nel giro di 2 settimane. Tra l'altro, magari non tutti quelli che sono presenti lo sanno, io sono di Lodi. Ho vissuto a Pavia durante il lockdown perché la mia residenza attuale ancora è Pavia, però buona parte della mia attività all'ufficio adesso da dove vi sto parlando è Lodi, la mia famiglia è Lodi, io sono originario di Lodi, e quindi l'ho sentita, diciamo, un po' prima, 15 giorni prima. E quindi Ma effettivamente questa connessione è sicura, Simone, o dobbiamo metterci la mascherina? No, allora, io ce l'ho, se volete la metto, più che altro, cioè, sono io, essendo lodigiano, che posso infettarvi. Quindi, vabbè, no, vabbè, è per dire che cosa? Per dire che, appunto, poi quello che è successo, da un lato mi ha dato più tempo per lavorare al libro. Questo devo ammetterlo, che poi quando ti metti a scrivere ti rendi conto che le previsioni di tempo che avevi dato anche all'editore erano troppo ottimistiche. Tirar fuori un libro in 2 mesi, un libro come questo in 2 mesi, non era effettivamente facile. Avere avuto il lockdown ha fatto sì che io, ad esempio, evitassi di fare le varie trasferte che faccio normalmente per la mia attività di docenza e di divulgazione, quindi stando più in casa ho avuto più tempo per leggere, per preparare le cose, per studiarmi un po' di argomenti, un po' di fonti, riorganizzare il tutto e scrivere. Ciò nonostante si è accavallato appunto a questa situazione un po' anomala in cui tutti ci dovevamo un attimo riadattare e quindi alla fine, in accordo con Apogeo abbiamo spostato l'uscita a settembre, che secondo me è andata anche bene, nel senso che uscire a giugno con un'estate un po' particolare come quella che abbiamo appena passato forse non era il top, e essendo questo un libro
mirato all'attività professionale, no? Cioè chi è che può essere interessato? E chiaramente è un libro che si rivolge a start-up, a imprenditori, a informatici, a ingegneri, ad altri avvocati che devono seguire un po' questi temi. E vabbè, questo quindi è un po' il pregresso. Vi ho messo i dati di edizione nel caso qualcuno fosse interessato, è un libro, eccolo qua, adesso, ah no, scusate, non mi vedete in questo momento, però dopo vi faccio vedere che ho in mano anche il cartaceo, mi è arrivato giusto pochi giorni fa, anche, cioè recentemente, perché è proprio fresco fresco di stampa, sono 156 pagine nel cartaceo, è un formato 17x24, l'ISBN lo vedete lì se vi serve, e il prezzo di copertina è 19,90, ma vedo che quasi sempre sui vari store è dato con uno sconto, che quindi può portare il prezzo a 17 qualcosa, 18, via dicendo. L'ebook invece è un formato EPUB senza DRM, un ISBN diverso, e il prezzo attualmente in promozione, perché Appogeo ha una promozione sugli ebook in cui rientra anche il mio libro, per cui lo trovate a 4,99 euro. È un libro sotto licenza Creative Commons anch'esso, come sapete io porto avanti questa battaglia praticamente da quando ho iniziato a scrivere, quindi dai primi anni appena dopo la laurea, 2003-2004, e quindi tutte le mie opere, articoli, tra cui gli articoli di Appogeo di cui prima Lucio vi ha parlato, sono rilasciati sotto licenza open. Poi cambia a seconda dei casi la licenza, in questo caso è una Attribution Non Commercial Share Alike 4.0, l'ultima versione. Posso interromperti un momento, Prego. Simone? Ricordo solo a tutti che a fine incontro vi daremo un codice sconto valido anche per iscriversi a prezzo specialissimo Esatto. ai corsi che terrà Simone per Apogeo, Sì. al di là dell'ebook che in questo momento è a metà prezzo per tutto il mese di settembre. Chiedo Esatto, scusa, e vai nella pure. slide finale vi ho messo proprio il codice sconto, così abbiate pazienza, lo vedrete. In questo link ovviamente serve più che altro, adesso non riuscite a cliccarlo, più che altro per coloro che poi andranno a vedere le slide della presentazione su SlideShare, a questo link vi rimanda alla pagina di presentazione che io ho fatto sul mio blog, in cui avete tutti i dati di edizione più dettagliati e anche l'anteprima. L'anteprima del libro che è circolata comprende la prefazione, la mia, diciamo, presentazione all'opera, in cui vi ho raccontato un po' la storia, un po' più nel dettaglio la storia che vi ho appena finito di spiegare, e c'è tutto il capitolo cosiddetto introduttivo e l'indice completo dell'opera con la quarta di copertina, anche il testo di presentazione. Quindi vi invito quello ad andarlo a vedere subito, basta che cercate o andate sul sito di Apogeo, in cui ci sono questi testi, oppure sul mio blog. Allora, i contenuti del libro. Ecco, questa introduzione è quella che trovate interamente scaricabile nell'anteprima. Come vedete, l'introduzione dà un po' i concetti generali e spiega in che senso parlo di creazioni tecnologiche, quello che vi dicevo prima, e in che senso parlo di tutela e governance, perché come vedete, diciamo, abbiamo capito che si parla di software e di dati, di banche dati, e di raccolta di grandi masse di dati, quindi cosiddetti big data, open data e via dicendo. Però tutela e governance, perché sono le due anime, no? Vediamo che da un lato parleremo, nel libro si parla di tutela, cioè degli strumenti che la legge offre per difendere i diritti degli autori, dei creatori, di coloro che investono nella creazione di opere di questo tipo, cioè software e dati, banche dati. E poi gli strumenti per governarle, per gestirle. No? Nel momento in cui le abbiamo create, queste opere hanno una vita, vengono diffuse, vengono messe a disposizione del pubblico, più o meno a pagamento, più o meno con licenze libere, e quindi dobbiamo sapere quali sono gli strumenti che la legge, che il diritto mette a disposizione per coloro che vogliono avere una governance, un controllo su queste loro creazioni. E gli strumenti, come vedete già da questa slide, più o meno hanno a che fare con l'ambito della cosiddetta proprietà intellettuale, dei diritti d'autore e diritti, cosiddetto diritto sui generis, che è un particolare diritto che si applica proprio alle banche dati, oppure al diritto sulla privacy, al diritto alle norme sulla cosiddetta data protection, tutela dei dati personali. Occhio, perché come vi spiegherò poi nell'ultimo capitolo, anzi in realtà è già passato un articolo nei giorni scorsi su Appogeo in cui che era stato, è stato realizzato come sintesi, diciamo, di uno dei capitoli del libro. Non è che noi siamo abituati a pensare spesso che
quando si parla di dati si parli sempre di dati personali. E invece vi spiegherò in questo libro che in una serie di situazioni in realtà non abbiamo mai a che fare con, non abbiamo sempre a che fare con il diritto della tutela dei dati personali, per il semplice fatto che non stiamo trattando dati personali. Se noi raccogliamo dati relativi al meteo, ad esempio, e quindi dati fisici sulla pressione atmosferica, i centimetri di pioggia caduti e la temperatura, è chiaro che non stiamo raccogliendo dati personali. Ciononostante, ci sono soggetti, aziende che fanno esattamente quel lavoro e vogliono sapere quali sono gli strumenti per tutelare il loro investimento, e quindi lì ci rivolgiamo più al mondo della proprietà intellettuale. Questo è un po' il senso del mio libro. Capitolo primo, vedete, si occupa di diritto d'autore sulle creazioni tecnologiche ed è un'introduzione sui concetti generali di diritto d'autore che magari qualcuno che ha seguito un mio corso più o meno ha già appreso, già sentito. Però per uno che per la prima volta si approccia a questa materia e non ha un background giuridico, questo è un capitolo fondamentale, perché innanzitutto sgombra il campo dalle principali leggende metropolitane che circolano in materia di diritto d'autore e di diritto alla proprietà intellettuale. Il capitolo 2 inizia a parlare di software, perché abbiamo una bella metà del libro che si occupa del software, e quindi questo è il capitolo un po' più, con i fondamenti giuridici, quali sono i principi che il diritto italiano ed europeo principalmente mettono alla base della tutela del software. Ci sono alcuni paragrafi che, come vedete, fanno delle riflessioni sul fatto che il brevetto software sia una cosa sensata o meno, sia attualmente applicabile o meno. Si parla di strumenti come, insomma, molto attuali, come il cloud computing, come i sistemi DRM per proteggere appunto le creazioni tecnologiche, e parlo anche di, vedete, forme di tutela secondarie nel senso che non fanno davvero parte del diritto della proprietà intellettuale, ma vengono molto utilizzate. Quindi strumenti, ad esempio, legati al mondo dei contratti, no? Gli accordi di distribuzione che può fare una società affinché in una grande catena di, che non facciamo i nomi, una grande catena che vende computer e tecnologia, ci siano solo o principalmente i suoi prodotti, no? Non stiamo esercitando un diritto di proprietà intellettuale, ma stiamo, attraverso un accordo, un forte accordo di distribuzione, vincolando una fetta di mercato e quindi accaparrarci una fetta di mercato, escludendo altri soggetti. Vedremo nel libro quando questo è legale e in quali termini. Vabbè, ci sono poi altri temi a me molto cari, però non possiamo dirli tutti. Il capitolo 3 si occupa dei modelli contrattuali per cedere e acquisire software. Questo è sostanzialmente, mette in forma di testo il contenuto di uno dei due corsi di cui prima ha parlato Lucio, su cui avrete poi lo sconto per voi che avete partecipato oggi. Uno dei miei corsi, appunto, per Apogeo, è proprio legato a modelli contrattuali per cedere e acquisire software, non so se è proprio questo il titolo, simile, e qua appunto racconto, spiego quali sono gli strumenti dal punto di vista contrattuale per coloro che devono o farsi scrivere del software su commissione, oppure acquisire del software che è già stato scritto, è già stato preparato, ma dobbiamo acquisirlo e utilizzarlo per la nostra attività. Oppure il contrario, per coloro che realizzano software e vogliono sapere con quali contratti, con quali modelli contrattuali possono cederlo o quantomeno metterlo a disposizione del pubblico, degli utenti, tenendone un controllo. Il capitolo 4 è un capitolo che, come potrete immaginare, mi sta molto molto a cuore, è quello sul software libero e open source. Quindi un capitolo, ho scritto, come sapete, il mio primo monografia, che era Copyleft and Open Content, era quasi interamente sulle licenze open, e quindi una buona fetta del libro era sul software libero open source. Infatti in questo capitolo ho avuto modo di riprendere in mano alcuni contenuti di quel libro, che ormai risale al 2005, quindi molto vecchio, e rileggendolo mi sono accorto di quanto ero giovane e ingenuo, e quindi alcune cose le avrei riscritte, adesso le avrei riscritte in altro modo, con un approccio diverso. Infatti ho avuto l'occasione di farlo, e quindi eccoci qua, in questo capitolo trovate più o meno tutto quello che c'è da sapere sul concetto di software libero open source. Rimando poi per l'approfondimento ad un altro libro che ha scritto un mio amico e collega, che è Carlo Piana, che 2 anni fa ha pubblicato un libro molto bello su questi temi. Poi è chiaro che si può andare ad un livello sempre maggiore di approfondimento, però in un libro, un manuale
Come questo, secondo me già queste, come vedete, ventina di pagine è quello che vi serve. Ok, in queste trovate quello che vi serve. Soprattutto la parte, mi sembra che sia venuta discretamente bene, quella sul meccanismo del dual licensing, il paragrafo finale, che è uno strumento appunto contrattuale e di licensing che viene molto utilizzato ultimamente dalle aziende che fanno software libero, ma nello stesso tempo vogliono trovare un modello di business sostenibile per la loro attività. Capitolo 4. Inizio a parlare di dati, quindi i primi sostanzialmente il libro è diviso in 7 capitoli, i primi quattro, il primo parla di diritto d'autore in generale e quindi vale per tutti e due gli ambiti, poi abbiamo 3 capitoli sul software e 3 capitoli sui dati, quindi questa è un po' l'architettura generale dell'opera. Inizio a parlare di come funziona la proprietà intellettuale sui dati, anche qua ho ripreso e rivisto, aggiornato alcuni paragrafi che avevo già pubblicato in un mio articolo e successivamente anche nel mio libro sull'open data. Io ho fatto un libro nel 2014 che si intitola Il fenomeno open data, che è ancora abbastanza attuale, però insomma in questa parte invece più tecnica sulla proprietà intellettuale dei dati ho avuto modo di fare un aggiornamento, e soprattutto la parte che mi è venuta secondo me discretamente bene è quella sugli schemi, le immagini, perché credo che la proprietà intellettuale sui dati sia uno dei temi più legnosi, più fastidiosi e ardui da apprendere anche per un giurista nell'ambito della proprietà intellettuale, e spiegarlo attraverso schemi e infografiche secondo me aiuta molto, quindi vi invito ad andare a vedere le infografiche nel capitolo 5. Le licenze open per dati, ecco, è la, diciamo, la, la, nel momento in cui abbiamo capito come funziona la tutela dei dati, la proprietà intellettuale sui dati, capiamo che esistono, poi c'è tutto questo mondo della diffusione di dati in ottica open, quindi sostanzialmente parliamo dello stesso fenomeno che abbiamo visto nel capitolo 4, cioè le licenze open per il software, ma applicato al mondo dei dati, il cosiddetto fenomeno open data, come riuscite a leggere lì in alto nel titolo. Il capitolo 7 invece fa quel passo in più, cioè esce dall'ambito puro della proprietà intellettuale e fa vedere che quando il dato, oltre a essere dato, raccolto in una banca dati e quindi tutelato dalla proprietà intellettuale, è anche dato personale, ecco che scattano tutte le cautele, le accortezze che derivano dall'applicazione della normativa sulla cosiddetta normativa privacy, più propriamente la normativa sul trattamento dei dati personali. E il primo step per capire questo concetto è quello del capire cosa si intende di preciso per dato personale, quindi una riflessione sulla definizione di dato personale fornita, quando dico della legge, faccio riferimento al cosiddetto GDPR, cioè l'attuale e rivoluzionaria atto normativo che regolamenta la privacy su tutto il territorio dell'Unione Europea e che ha rivoluzionato, no, i vari termini d'uso dei siti degli ultimi 2 anni, come più o meno avrete già notato. E da lì vediamo appunto che cosa si intende per dato personale, e quindi da lì anche quando scatta questo strato in più di norme che coloro che gestiscono masse di dati devono tenere in considerazione. Ok? Ci sono alcuni esempi. Vabbè, i dati territoriali a fini statistici, i dati meteorologici, che è l'esempio che vi ho fatto prima, i dati sulle i casi delle sentenze, il caso delicato delle sentenze che io conosco bene perché ho fatto porto avanti da un po' di anni un progetto che si chiama JurisWiki, che raccoglie sentenze e ne indicizza anche i dati, quindi si crea un problema a volte di anonimizzazione dei testi per tutelare la privacy. Di questo capitolo, come vi ho detto, è uscito sul sito di Apogeo, quindi apogeonline.com, 2 giorni fa, 3 giorni fa, una sorta di sintesi, quindi già lì vi fate un'idea. Poi nel libro ovviamente il capitolo è molto più lungo rispetto a quello che trovate sul sito, quindi vi invito poi ad andarlo a vedere qua. Questo è il quadro del libro. Una cosa interessante è anche l'indice analitico. Sembra una cosa banale, ma è la prima volta che nei miei libri c'è un indice analitico, e aiuta molto effettivamente a scorrere e ad andare a trovare gli argomenti nel libro. E poi suggerisco di dare un'occhiata anche a una cosa che a volte non si va a vedere, lo facciamo più che altro noi che abbiamo una vocazione
accademica, io come sapete ho anche delle docenze in università, la bibliografia, perché nella bibliografia sono andato più o meno a rispolverare le fonti principali su queste materie e magari trovate il modo di approfondire qualcosa di quello che io vi ho già detto in queste 150, circa 156 pagine. Basta, diciamo, come slide direi che possiamo farla finita qua, perché sennò dopo diventa noioso, e attendo che qualcuno di voi mi faccia qualche domanda, qualche spunto, qualche osservazione, mi dica che ha letto un paragrafo e non l'ha capito e glielo spiego volentieri.